Sempre più spesso mi sto ritrovando a parlare con uomini che hanno perso un po' di stimoli a ricercare una donna. La risposta più classica è questa: per trovare una donna devo togliere tempo a me stesso, ai miei interessi e alla mia vita. Quando molte volte mi rendo conto che non ne vale la pena. Analizziamo ora questa nuova visione maschile. 1. La ricerca di un partner non è semplice. Cercare un partner ai giorni attuali non è affatto semplice. Le persone credono che esista ancora il mondo dei nostri padri o dei nostri nonni, quando ormai è stato del tutto superato. Oggigiorno le persone sono molto più esigenti e assai meno pazienti. Al primo screzio chiudono, non hanno più la pazienza e la voglia di andare d'accordo. Appena vedono qualcosa che non funziona, chiudono le porte e tornano nel proprio recinto. 2. Avere una relazione è costoso. Voi vi metterete a ridere, ma sono feedback che io ricevo dagli uomini. Un uomo pochi giorni fa mi ha detto questo: Christian, io vivo a Milano e guadagno 1500 euro al mese. Pago 700 euro di affitto. Per me rimangono 200 euro a settimana, che sono meno di 30 euro al giorno. Dovendo pagare bollette, vestiti, cibo, macchine e altre spese, io non mi posso permettere una donna che quando usciamo pensa alla galanteria. Semplicemente non è più possibile. Purtroppo, ragazzi, è così. Il costo della vita in Italia si è alzato esponenzialmente e la famosa galanteria gli uomini non se la possono più permettere. Ovviamente le donne non vogliono toccare i loro soldi e quindi staranno a casa da sole. 3. Molte donne non sono stimolanti. Alcuni uomini ci scrivono su Instagram: scusate ragazzi, io devo fare i corsi per migliorare, devo pagare quando usciamo, devo fare il primo passo, devo essere galante, devo essere vestito bene e devo essere fisicamente in forma. Ma loro cosa fanno per noi? Quindi la visione degli uomini è che le donne siano molto selettive nei loro confronti, ma non offrano a loro volta tutti questi stimoli che loro in primis ricercano. Pertanto è come se gli uomini avvertissero una sorta di squilibrio tale per cui non vale più la pena ricercare una donna. Per qualcuno potrebbero suonare come delle banalità, per altri invece sono aspetti concreti che fanno parte della società odierna. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma l'Istat ha affermato che in Italia il 33,2% delle persone vive da solo. Una percentuale che per la prima volta nel 2021 sorpassa quella delle coppie con figli, che costituiscono ormai solo il 31,2% delle famiglie. Insomma, si fanno figli sempre più tardi e ci si sposa sempre meno, mentre crescono le separazioni. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Come entrare nella mente di una modella? Puoi trovare questo videocorso all'interno del nostro store digitale, playloveacademy.store, e si tratta di un'intervista che io e Steve abbiamo fatto ad una supermodella di Milano.